Fondamentalmente parlerò di obesità e infertilità maschile. Ovviamente sarebbe giusto parlare 4 ore dell'argomento di cui ha parlato il professor Saporco, probabilmente bastano 5 minuti per parlare di questo, però queste informazioni ve le do. Probabilmente mi sono dato questo tema anche perché quelli, quei pochi che mi conoscono, sanno che io sono un bibliofilo e quindi quando ho ricevuto il titolo ho subito telefonato ad Andrea e dice: ma cosa, non ti preoccupare, tu sicuramente troverai qualche cosa. Ho trovato quello che era a disposizione. Ovviamente quella che è la definizione di infertilità, la salto, questo è uno dei tanti, delle tante tabelle che prevedono una classificazione, c'è un fattore ignoto nel 50%, il termine obesità, peso corporeo non è previsto. Come vedete, già siamo in un punto abbastanza significativo, abbastanza importante. James Joyce disse: Dio fece il cibo, ma certo il diavolo fece i cuochi, e questo è il risultato. Vedete un uomo che sicuramente è leggermente in sovrappeso rispetto alla sua compagna, che forse è anch'essa in sovrappeso. Una breve premessa: in realtà subito in mente alimentazione, obesità, automaticamente. In realtà, non essendo un obesiologo, come si usa dire, particolarmente addentro all'argomento, mi è sembrato giusto fare una piccola premessa su quelli che sono i disordini alimentari, perché dobbiamo ricordarci l'anoressia nervosa, che sicuramente non ha una prevalenza di tipo maschile estremamente alto, ma è presente, e poi tutti quei disordini alimentari che non sono né bulimia né anoressia nervosa. E una bella review dell'anno scorso sul JCM già mostrava in realtà come nell'anoressia nervosa c'è un deficit di testosterone, e quindi di per sé questo a noi maschietti interessa particolarmente, così come interessa la parola riproduzione in quello che è una delle frasi, delle conclusioni di questa review. L'Annals of Internal Medicine di quest'anno, di un mese fa, fondamentalmente ha prodotto un documento su quelli che sono gli eating disorders. Ovviamente sono a disposizione per darvi tutti questi articoli, perché ne ho ovviamente i PDF, ma veniamo al tema obesità che coinvolge fondamentalmente tutte le principali riviste di medicina, e non solo in medicina ma di scienza nel mondo. Guardate, qui abbiamo Cell dell'8 giugno, Nature Medicine del mese scorso, Physiology and Behavior e Lancet, quindi un tema estremamente caldo, estremamente importante. Tutti dicono automaticamente: è vero, la prevalenza di obesità aumenta. In realtà già nel 2012, cioè un mese fa, dice che questa tendenza, che in realtà esiste, un pochino sta rallentando. Sempre relativamente, forse più relativamente, scusate la parola, riferito alle donne rispetto agli uomini. Gli uomini tendono ad aumentare di peso più delle donne, e questo è un dato che, in riferimento al mio tipo di titolo, ovviamente ha un peso particolarmente significativo. Cosa faccio quando devo preparare una relazione? Molto puerilmente, da buon contadino friulano quale sono, vado su quello che, da bibliotecario bibliofilo sono, vado a vedere su quello che PubMed. Vedo che Obesity and Fertility mi dà 676 voci fondamentalmente, e guardo una cosa curiosa, che in realtà il secondo lavoro è un lavoro sul maschio, sull'infertilità maschile. Quindi Obesity and Fertility, 676 voci, vado a dire: ma io devo parlare non di questo argomento, devo parlare di Obesity and Male Fertility. Incredibilmente quel lavoro sulla fertilità maschile scompare. Quindi in realtà questo è un insegnamento che, se posso darvi a coloro che usano questo sistema di ricerca estremamente importante, che molto spesso la ricerca delle parole chiave è estremamente vincolante e può essere fallace. E qui sono solamente 221 a ribadire quanto in realtà la donna predomina, 1 a 3 fondamentalmente, 1 a 2 scusate, 2 lavori per quanto riguarda la parte femminile e 1 lavoro per quanto riguarda la parte maschile e l'infertilità. Nessun amore è più sincero dell'amore per il cibo, questo lo diceva George Bernard Shaw, che non era certamente il centravanti dell'Inghilterra che gioca gli europei in questi giorni, ma era un noto scrittore. E questo è un documento cui ha fatto riferimento il professor Costa, e io ho ripreso quel summary solo per dire fondamentalmente che tutti quei puntini, uno solo in realtà si rivolge al povero maschio,
L'obesità è associata con anormali, anomali parametri seminali e può condizionare in senso negativo, in qualche maniera, scusate, ovviamente adesso andiamo avanti, non c'è problema, esorta, e può condizionare la fertilità. Da quando si comincia? Si comincia dal 2004. 2004 è la diapositiva precedente, evito di tediarvi tornando indietro, è la Jensen che fa vedere il primo dato che associa il BMI con la qualità del liquido seminale. E come vedete in questo lavoro, che è il lavoro successivo, c'erano stati lavori anche precedentemente, ma diciamo, come è stato detto giustamente, professor Costa, bisogna vedere come sono fatti i lavori. Una delle cose, uno degli aspetti fondamentali che dico sempre quando di fronte a uno studente, leggete bene il lavoro, leggete tra le righe, leggete molto bene gli autori cosa fanno, dove sono, dove lavorano, perché molto spesso potete capire molte cose. Allora, molti lavori possono essere criticabili per come sono stati fatti da un punto di vista soprattutto di quella che è la significatività statistica. Allora, questo è uno dei primi lavori, diciamo, strutturati da un certo punto di vista per quanto riguarda il grasso corporeo e la qualità del liquido seminale, vede come in realtà c'è una correlazione, per cui in realtà all'aumentare della circonferenza c'è una diminuzione della concentrazione emaspermica. Ora vi tedierò perché farò un elenco di questi lavori. Questo è un lavoro comparso l'anno successivo, Journal of Andrology di Hilton Court, in cui correla fondamentalmente, anche in questo caso, il body mass index e, eccolo qua, l'overweight e l'obesità. Vedete come c'è chiaramente un effetto drammatico? Io ve lo dico subito, in realtà il dato non è così definitivo, lo vedremo dopo quando sono state fatte le meta-analisi. Sicuramente c'è il dato di una tendenza del peggioramento dei parametri seminali e il peggioramento della potenza di fertilità nei soggetti maschi obesi. Questa è una tendenza che vi posso confermare, per cui in realtà il messaggio fondamentale, così come è indicato l'approccio terapeutico in senso stile di vita, in senso attività sportiva, ve ne ha parlato il professor Di Luigi, che non è certo un magro, ma che comunque si applica nel suo esercizio fisico e dieta sono due aspetti fondamentali per la riduzione del peso corporeo. Prima di pensare alle terapie, visto che poi le terapie oggettivamente molto spesso non ce ne sono. Ecco qui il lavoro su epidemiologi, come per dire che non è solamente il mondo andrologico, quindi le riviste andrologiche a essere coinvolte, ma anche il mondo epidemiologico, in cui si vede chiaramente una correlazione tra BMI e peso corporeo. Vedete già qui un piccolo segnale, in realtà un peso inferiore a quello che dovrebbe essere non determina in maniera significativa in questo studio una variazione. Lo vedremo invece che in realtà questo assolutamente può succedere. Eccolo qua, esattamente. L'anno successivo, questo lavoro pubblicato su Human Reproduction fa vedere come soggetti maschi di BMI inferiori a 20 hanno in realtà un odd ratio, cioè una possibilità di rischio di infertilità che è decisamente più elevata rispetto ai soggetti di peso normale. Così, se non addirittura di più di quello che può succedere ai soggetti che sono in sovrappeso o che sono francamente obesi e l'abbiamo circondato con un segnetto rosso. Poi abbiamo uno studio cinese che in realtà mette in evidenza, io ho subito pensato alla battuta fondamentalmente perché in realtà l'obesità è un problema che è presente anche nel mondo orientale e soprattutto nel corso degli ultimi anni, precedentemente magari un pochino di meno, in realtà in questo studio si vede come c'è una significativa diminuzione della concentrazione emaspermica, della conta totale emaspermica e delle forme tipiche fondamentalmente dei soggetti sottopeso, molto di più di quello che lo è invece nei soggetti sovrappeso. La Ramlau Hansen sicuramente è una delle persone che ha studiato di più in questo argomento, ci sono almeno tre lavori suoi e del gruppo fondamentalmente. Questo è pubblicato su Human Reproduction, in cui fa vedere come l'odd ratio dell'infertilità è 1,32 per le donne, 1,19 per gli uomini, a definire ancora di più come in realtà il problema dell'obesità, purtroppo, lo dico con estrema sincerità, è sicuramente più a carico del componente femminile rispetto a quella maschile. Come diceva il professor Costa questa mattina, se si accoppiano queste due persone, il rischio di infertilità ovviamente aumenta in maniera estremamente significativa ad arrivare al 2,74 di cui si parlava questa mattina. Questo lavoro ha pubblicato sulla American Journal of Clinical Nutrition in realtà rabbedisce questo effetto ad U, cioè in realtà come in realtà esista questo problema di fertilità maschile sia nel sottopeso sia nel sovrappeso, e
E ovviamente questo è da un punto di vista di impatto sociale estremamente importante, anche se ricordiamo il problema del sottopeso sicuramente nell'uomo è meno sviluppato, è meno importante, meno prevalente di quello che è nella componente femminile. Agerholm nel 2008 su fertili e steriliti ha dimostrato in realtà come c'era una diminuzione non particolarmente significativa, ma comunque significativa della concentrazione nemaspermica nei soggetti sovrappeso, e questa è la prima messa a punto, la prima review sull'argomento emessa da Hammoud su fertili e steriliti del 2008, in cui fondamentalmente lo statement, la conclusione era: l'effetto dell'obesità nell'infertilità maschile sembra essere modesto e attribuisce all'aumentato livello estrogenico come risultato dell'aromatizzazione a livello del tessuto adiposo come il meccanismo più probabilmente coinvolto in quello che è l'alterazione dei parametri nemaspermici. Ma vedete come in realtà non c'è una conclusione estremamente forte, estremamente definitiva. In quello stesso lavoro c'è questa c'è questo schema, questo cartoon in cui si vede come la concentrazione nemaspermica, soprattutto la concentrazione di estradiolo, è messa in causa come fattore di aumento, ma a cui bisogna aumentare sicuramente tutti quei fattori neurotrasmettitori, neuropeptidi che sono in grado, e sapete bene, di modulare e modificare quella che è la risposta ormonale sia a livello centrale che a livello periferico. Ma obesità significa anche sindrome metabolica. Ne avrete sentito parlare 500 milioni di volte, questo è uno dei tanti lavori pubblicati qualche anno fa su Circulation, che ribadisce quelli che sono i criteri della sindrome metabolica, di cui fa parte ovviamente l'obesità, e ovviamente a catena immediatamente review, articolo, sindrome metabolica e infertilità maschile. E quindi l'obesità e il sovrappeso può determinare ipogonadismo, aumento della temperatura scrotale, alterazione della spermatogenesi, diminuzione della concentrazione nemaspermica e della motilità. Ovviamente a ciò può venire un aggravamento dovuto a quella che è la resistenza insulinica e alla dislipidemia, che può aumentare quelli che sono i fattori derivanti dallo stress ossidativo che possono determinare un danno a livello del microambiente testicolare e diminuire quindi la fertilità. E questo è il cartoon riferito a quella review che ribadisce gli stessi concetti, cioè associa tutti quelli che sono diabete, alterazione della sensibilità insulinica, dislipidemia, alterazione della temperatura scrotale, diminuzione dell'attività fisica e quant'altro, che sono determinanti nella sindrome metabolica dell'infertilità maschile. Benissimo, proseguiamo il nostro riferimento bibliografico, e vediamo Paoli del fertile stile del 2008 come in realtà non fa vedere particolari correlazioni con il liquido seminale, lo fa vedere con gli ormoni, lo vedremo successivamente in una messa a punto del 2010. In realtà è sicuramente codificato che l'obesità determina un'alterazione di tipo endocrino e una prevalenza nettamente a livello dell'alterazione di tipo ormonale, quanto invece non lo è, o lo è molto di meno, a livello della fertilità, come se la fertilità, la componente spermatogenetica, fosse meno sensibile al problema obesità rispetto a quello che è la componente estrogenetica, cosa che in realtà molto spesso noi siamo abituati a pensare che la cellula Leydig è molto più solida, molto più dura a morire rispetto allo spermatozoo, che invece è molto più fragile. Benissimo. In questo lavoro su Human Production del 2009 c'è anch'esso un'associazione di tipo positivo, in cui si è visto che i soggetti obesi hanno una significativa diminuzione della conta nemaspermica, 324 totale contro 231, quindi parliamo di un'unità di misura estremamente elevata, e anche dell'inibina, quindi non solo della componente della steroidogenesi, quindi del testosterone, ma anche della componente inibinica, che voi sapete benissimo è un marcatore, usiamo questa parola, di quella che è la funzione di tipo spermatogenetico. E questo è rappresentato in questo grafico, in questi entrambi grafici, sempre dello stesso lavoro. La fame è il condimento del cibo. Marco Tullio Cicerone, questa mi è piaciuta, soppesante, fantastico. E questa è una review apparsa su Medical Research Endocrinology sull'obesità e funzione testicolare. Anche in questo caso, attenzione, perché parliamo del 2010 e comunque diciamo che l'associazione tra obesità e anomalie dei spermatozoi deve essere ancora determinata, come a stabilire che in realtà non c'è una codifica. Questa è una review apparsa sulla Asian Journal of Andrology, che è una rivista comunque del gruppo Nature, quindi una rivista di grosso impatto, che fa vedere come l'obesità sia in grado di determinare sia disordini fisici, sia disordini genetici, sia disordini ormonali. Vediamo che questo determina disfunzione erettile.
Sappiamo benissimo che la obesità e la sindrome metabolica è frequentemente associata a una disfunzione erettile e quindi, in maniera anche se indiretta, può essere correlato con il discorso della fertilità, al di là del fatto che si possano creare problemi di fertilità, cioè di liquido seminale. E queste erano le varie modalità di trattamento e quant'altro. Vi dicevo precedentemente, ricordiamoci che c'è un messa a punto del 2010. In questa messa a punto del 2010, in realtà, purtroppo, bisogna dirlo sinceramente, pochi sono stati i casi, i pazienti e gli studi che sono stati selezionati in senso positivo. Purtroppo molti studi non sono stati attendibili, la loro metodica di studio, la loro mezzi statistici sono stati inadeguati per essere inseriti. E questo significa che fondamentalmente sono stati utilizzati pochi studi che però hanno fatto che cosa? Hanno fatto sì che le conclusioni di questi autori dicevano che non c'era un'evidenza chiara di una relazione esistente tra categoria del BMI, cioè dell'indice di massa corporea, con concentrazione anaspermica, concentrazione totale, conta totale, motilità anaspermica e quant'altro. Quindi a mettere in dubbio in realtà quei risultati discordanti che c'erano stati precedentemente, mentre c'erano dei dati assolutamente validi per quanto riguarda, cioè significativi per quanto riguarda l'aspetto ormonale. Torniamo quindi al discorso che in realtà è più certo l'effetto negativo dell'obesità sull'aspetto di natura prevalentemente endocrina rispetto a quello che invece è l'aspetto della fertilità. Vediamo al 2010, dopo quella review ho seguito pedissequamente proprio perché vi fa la storia, perché vi fa capire anche come certi argomenti vanno a essere dibattuti e si arriva alla conclusione per, diciamo, per difficoltà e dopo una serie di studi non indifferenti. Questo è fondamentalmente un studio che dimostra che cosa? Che i soggetti obesi o oligospermici hanno un significativo aumento ovviamente del BMI e un'alterazione di quelle che sono le ormonali, FSH, LH, estradiolo e prolattina, nettamente maggiori rispetto a quelli che sono soggetti fertili obesi fondamentalmente. E questa è la Ramlau Hansen che ha fatto seguire quello studio precedente e in realtà ha concluso in maniera abbastanza negativa, cioè che i risultati di questo studio non dimostravano un effetto né del peso corporeo dei bambini fondamentalmente, del peso della nascita o anche del indice di massa corporea sulla qualità del liquido seminale, ma ovviamente i numeri in questo caso sono stati estremamente ridotti. Chavara nel 2010 ha pubblicato questo lavoro, diciamo estremamente, anche questo estremamente importante, in cui si è visto che solamente i grandi obesi avevano fondamentalmente un danno a livello riproduttivo. Andiamo avanti solo per dirvi, fondamentalmente questo è studio del 2010 su Aging Mail e mi ha fatto molto riflettere perché venisse ad essere pubblicato su una rivista tipicamente andropausale, un lavoro sulla fertilità corporea, perché è decisamente una rivista non di settore, infatti non è stata semplice trovare questo lavoro, in cui si è visto che i parametri seminali erano stati riscontrati di essere ridotti sia nei pazienti in sovrappeso sia nei pazienti con BMI elevato. Anche questo lavoro della Lamartini confermava un dato negativo degli effetti deleteri dell'obesità sul liquido seminale, soprattutto ipotizzando un'ipotesi di effetto a livello epididimario. Uwe Pasch nel dicembre del 2010 ha anch'essa correlato quello che è la concentrazione emaspermica con l'indice di massa corporea. Vedete che però le variazioni, le ho segnate appositamente in rosso, non sono estremamente significative, quindi non si può assolutamente arrivare a delle conclusioni di tipo negativo. In questo lavoro, in cui c'è Bacos, che è uno studioso di questo argomento, pubblicato su Andrologia del 2010, sempre si è visto che in realtà è vero che lo stress ossidativo è associato a un aumento della massa corporea, però in realtà questo non andava a inficiare a quello che era la fertilità dei soggetti. In quest'altro lavoro pubblicato sull'Andrologia del 2011, le conclusioni che si sono tratte sono fondamentalmente che in realtà l'elevato peso corporeo esaminato, cioè quindi i parametri seminali classici, l'integrina cromatinica, la condensazione cromatinica e quant'altro, non si è visto avere un'associazione con il peso corporeo. Quindi vedete in realtà come i dati sono estremamente variabili. Nel 2011 è uscita questa bella review
è diciamo, messa a punto, che diciamo, fa partire quelle che possono essere correlazioni tra obesità e apparato riproduttivo maschile, sia per quanto riguarda l'aspetto animale, sia per quanto riguarda l'aspetto umano, e vedete che sono riportati quei fattori a cui facevo riferimento precedentemente, NPY, kispeptin e leptina, con le loro azioni sia a livello centrale che a livello periferico. L'apnea notturna. Arriviamo al 2012, quindi stiamo finendo. L'apnea notturna è un qualche cosa che, in cui molti noi si incontriamo, possiamo incontrare, ovviamente, sono soggetti fondamentalmente, molto spesso sono soggetti obesi, che vanno a essere indagati, ed è obbligatorio indagare per tre cose: per disfunzione erettile, per ipogonadismo, ma anche per infertilità, perché c'è un'associazione di apnea notturna con infertilità. Questo solo per dirvi che in realtà anche situazioni non propriamente andrologiche hanno da essere giustamente indagate per vedere se c'è una influenza sull'aspetto della fertilità. Nel 2012, Sandro Lavigniere, amici catanesi, Enzo Vicari, Aldo Calogero, hanno pubblicato questo lavoro sul Journal of Andrology, in cui hanno visto fondamentalmente che i soggetti in sovrappeso e soggetti obesi c'è un peggioramento significativo della motilità nemaspermica e ovviamente una riduzione delle forme tipiche, quindi a constatare un'alterazione qualitativa del liquido seminale, non tanto quantitativa, non tanto la concentrazione quanto la qualità in termini di motilità e morfologia. Archives of Internal Medicine. È difficile che si arrivi su Archives of Internal Medicine. Se ci si arriva, ci si è arrivata, devo dire, probabilmente una paginetta, niente più, ci si è arrivata con una messa a punto, con una meta-analisi pubblicata da Natalie Sermon-Dade, che questa sicuramente ha un suo significato estremamente importante per i numeri che ha esposto. E si è ovviamente anche immessa in quelle che sono tentativi di interpretazione, quindi siamo verso la fine, fondamentalmente quali sono le possibilità, le cause che possono determinare problemi di infertilità in questi soggetti che sono obesi. Abbiamo un ipogonadismo inotropo dovuto a un iperestrogenismo, quindi a un eccesso di estradiolo, una diretta alterazione a livello di spermogenesi delle cellule di Sertoli, un accumulo di grasso fondamentalmente con aumento della temperatura a livello scrotale, un accumulo di sostanze tossiche o dei famosi disruptors che possono avere un effetto negativo a livello del microambiente testicolare. E in conclusione quello che si è visto da questa meta-analisi è che i soggetti in sovrappeso e con obesità erano associati a un aumentato rischio di azoospermia e di oligozoospermia, e questo ovviamente determina nel marzo 2012, quindi un dato estremamente recente, un rafforzamento dell'ipotesi che l'obesità sia in grado di determinare una infertilità maschile. Qui finiamo con qualche puntino, cioè innanzitutto la chirurgia bariatrica, perché il professor Costa questa mattina giustamente faceva notare l'importanza di far dimagrire i pazienti precedentemente a quelle che sono le tecniche di procreazione assistita. In alcuni lavori emerge un dubbio, e lui me lo ha detto, e diciamo è fondamentalmente che cosa? Quello che può essere più conveniente economicamente l'uno o l'altro, perché se io ho un tempo necessario per poter determinare una diminuzione di peso corporeo per portarlo a una possibile procreazione medicamente assistita, però contestualmente il fattore età della professoressa Porco diventa determinante, quindi non vorrei che perdendo un anno e mezzo a perdere peso io diminuisco in maniera estremamente significativa il concetto della fertilità. Quindi in realtà quello che potrebbe essere un modo sbagliato di risolvere un problema, cioè intervenire chirurgicamente e non fare esercizio fisico, dieta e quant'altro, potrebbe avere un suo significato laddove questo non ci porta a una dilazione temporale estremamente significativa. Per quanto riguarda il maschio non ci sono studi ancora sufficientemente validi per poter dire che effetto ha la chirurgia bariatrica sul discorso della fertilità, fermo restando che non è così sicuro l'effetto negativo sulla fertilità. Questa è un'altra chicca, se possiamo dire, anche se del 2010 fondamentalmente, che in realtà è uno studio che ha fatto vedere quello che può essere l'effetto del peso corporeo nei soggetti vasectomizzati e ovviamente operati per essere riresi fertili, e in realtà si è visto che c'è una correlazione tra peso corporeo e fertilità anche in questi soggetti. Queste sono alcune piccole,
chicche da un certo punto di vista che mi fanno riflettere come nel 2009 si è studiato quelle che sono le abitudini dietetiche e la qualità liquido-seminale dei soggetti che vanno a sottoporsi a PMA, e si è visto in questo lavoro che la tradizionale dieta danese, che è fatta di carne, patate e quant'altro, sia una dieta positiva. Ho qualche dubbio riferito a quello che diceva il professor Costa questa mattina: i miti, bisogna starci molto attenti perché questi sono estremamente pericolosi. Probabilmente Cicero pro domo sua, perché era in casa sua e ha fatto questo, così come non andrei a esaminare lavori di questo genere che vanno a esaminarmi quelli che sono i fattori predittivi sulle capacità di singoli alimenti, su quelle che sono le capacità di fertilità dei vari soggetti che vanno poi a fare la fecondazione, la PMA fondamentalmente. Bene, terminiamo con giugno 12 2012, solo perché sono bibliotecario, quindi Human Reproduction della settimana scorsa, anzi 6 giorni fa fondamentalmente, quindi non lo troverete ancora online per quelli che hanno gli abbonamenti, diciamo, di tipo cartaceo e quant'altro. Questo studio ha dimostrato che cosa? Ha dimostrato una volta di più che in realtà, in effetti, una certa diminuzione della concentrazione nemaspermica succede nei soggetti che sono obesi, e questo è sempre lo stesso lavoro della Mish del 2012, e lo ha correlato con quella che è ovviamente la circonferenza corporea. Fattori di rischio sono modificabili, questo lo dico perché Human Reproduction nel 2012 è sempre povei, ma mi torna a fagiolo, possiamo dire, questa cosa, perché in realtà questo dato è molto importante per quelli che sono sottopeso. Questo dato ci ribadisce il concetto di alcune persone, ripeto, prevalenza nettamente inferiore a quello che sono le donne, di persone sottopeso che in realtà vanno incontro a problemi di fertilità. In quelle famose raccomandazioni dell'Human Reproduction del 2010 veniva citata l'importanza del cambiamento dello stile di vita, e questo deve essere assolutamente sottolineato, dell'associazione tra fumo e obesità. Ma i bambini, diciamo, X, sono soggetti a maggiore rischio di adiposità? Questo è un lavoro uscito anche questo l'altro giorno che ci pone un forte dubbio. Al momento attuale non ci sono dati estremamente significativi, si parla di peripheral skin folds, però sembra che ci sia una tendenza all'aumento dell'adiposità dei bambini nati da X. E mi piace finire con Seneca: la solitudine è per lo spirito, ciò che il cibo è per il corpo. E da buon vecchio amante di rock, fare gli auguri a Paul McCartney, che compie gli anni 70 oggi, e Isabella Rossellini, che ne compie invece 60. Grazie.